Ma il CIR o il Terra? È la domanda che si faranno in molti quest'anno, vedendo un passaggio dei polverosi sulle strade bianche. In effetti, un tricolore così non si vedeva da tempo, ed il campionato italiano Rally Terra 2019, già prima di partire, è tra le serie tricolori più attese del panorama nazionale. Saranno 5 le gare titolate che taglieranno in due lo stivale da costa a costa. La new entry più attesa è sicuramente il Rally Italia-Sardegna, oltre alle conferme del San Marino Rally e Nido dell'Aquila e il gran finale al Toscan Rewind. Ma il punto fermo del campionato è di nuovo il Rally Adriatico. La gara, organizzata da PRS Group, festeggia la sua 26esima edizione e quest'anno è stata scelta come weekend inaugurale del CIRT. 2 giorni intensi di rally che hanno molto da raccontare. Da tenere d'occhio il debutto del neonato trofeo gruppo N 4 ruote motrici firmato da Yokohama. Alla vigilia c'è curiosità anche per la prima su terra dei ragazzi di ACI Team Italia, impegnati nel round del CIR Junior. In gara anche il primo rally storico del Medio Adriatico, valido come terzo appuntamento del neonato trofeo terra rally storici. Le prime risposte importanti arrivano dall'elenco iscritti. A rispondere alla chiamata della terra sono veramente in tanti, tutti piloti quotati tra campioni, veterani della polvere e giovani talenti. Il più atteso è l'11 volte campione italiano Paolo Andreucci, che si presenta all'Adriatico ancora su Peugeot 208, ma con le novità della scuderia Maranello Corse e del navigatore Rudy Briani. Bene, abbiamo fatto lo shakedown, tutto è andato bene, ora vediamo un po' domani, ma come ho già detto è una bella gara, bella agguerrita, perché come si è visto già l'anno scorso quando era concomitante le gare terra e CIR, insomma il ritmo è bello alto. Altro clamoroso ingresso tra i protagonisti del campionato è quello di Umberto Scandola. Il veronese vincitore delle ultime 6 edizioni del Rally Adriatico stavolta avrà tra le mani la nuova Hyundai i20 R5 sulla quale debutta insieme a Guido D'Amore. È come fosse una gara nuova, perché con la vecchia macchina, con la Skoda, insomma, sapevamo cosa ci aspettava e sapevamo anche come intervenire. E qui invece è un po' tutto nuovo, non sappiamo come dove intervenire, anche se comunque abbiamo un appoggio dal Custom Racing di Hyundai che sicuramente ci aiuteranno durante questa gara e durante anche la stagione. Ai subentri si sommano i polverosi, pronti a raccogliere l'eredità lasciata dal campione 2018 Mauro Trentin. Per primo il vice campione terra Nicolò Marchioro, che punta al titolo partendo dai suoi punti fermi. L'Adriatico vinto 2 volte per il CIRT, la Skoda Fabia R5, la Yokohama ed il navigatore Marco Marchetti. Sempre presente al via anche Daniele Ceccoli. Il sammarinese, dopo il tricolore sfiorato lo scorso anno, è necessariamente tra i favoriti con Piercarlo Capolongo, sempre su Fabia R5. Sarà una stagione molto combattuta, molti pretendenti alla vittoria, per cui è ancora più interessante. Però dai, oggi lo shakedown ci sono trovati bene, qui le condizioni meteo probabilmente potranno decidere un qualcosa, quindi vediamo dai. Conferme su tutti i fronti anche per un altro dei big, Giacomo Costenaro, che riparte su Fabia R5 affiancato da Justin Bardini. Poi c'è il ritorno di Andrea Dalmazzini, il campione 2017 torna con Andrea Albertini al volante di una Ford Fiesta R5. Altro rientro per Luca Olbling, alle note Mauro Grassi, che riprende dopo un anno di assenza con l'altra nuova i20 R5 di SA Motorsport Italia. Si presentano anche 2 outsider di lusso. Per primo il varesino Andrea Crugnola per fare i chilometri su terra, ma al volante di una Fabia R5. Uno stimolo per tutti anche la presenza del giovane russo del VRC2 Nikolaj Gryazin, anche lui sull'R5 ceca. La novità assoluta è Stefan Consigny. Il pilota francese nell'equipaggio tutto transalpino con Thibault Delaye fa il suo debutto nell'italiano con una Fabia R5 di RF Rally Team Bardal. La classifica assoluta sarà quanto mai combattuta vista la presenza degli altri abitué della serie, tutti armati di R5. Immancabile Gigi Ricci, anche lui sulla nuova Hyundai i20 con Lorenzo Ercolani, oltre a Tullio Luigi Versace, confermato con Cristina Caldart su Skoda Fabia. Altre 2 vetture boheme lanciano Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco.
Alla prima nella serie tricolore invece l'aretino Massimo Squarcialupi alla guida di Fiesta R5 insieme al fratello Giovanni, Luca Maspoli con Marco Menchini su Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 e Filippo Baldinini con Giancarlo Rossini su Citroen DS3 R3T. Fari puntati anche sulla sfida del trofeo Gruppo N4 con le vetture a trazione integrale gommate Yokohama. Parte con la conoscenza del campionato Mattia Codato con Cristian Vinale su Mitsubishi Lancer Evo 10 come l'esperto rivale Pier Giorgio Bedini navigato da Marco Pollicino. Sfida integrale aperta anche a due equipaggi armati di Subaru Impreza come la coppia Cristian Gabarini e Paolo Galli oltre a James Bardini con Barbara Bogoni su Impreza. Ma il CIRT quest'anno sarà anche un'importante accademia per far crescere i giovani piloti italiani sulla terra. Tutti armati di Peugeot 208 quelli impegnati in R2, come il sardo al secondo anno nel CIRT Michele Liceri nuovamente con Salvatore Mendola. Diversi anche i rookie, a partire dal pistoiese classe 94 Simone Barone Junior Baroncelli insieme a Simona Righetti, oltre al trentenne Fabio Battilani in tandem con Jasmine Manfredi. Più esperienza invece per l'altro pilota sardo Andrea Gallu con Giuseppe Pirisino. Al secondo anno anche il pilota emiliano Davide Cagni, quest'anno con Stefano Palù su Renault Clio. C'è grande attesa per il debutto sulle strade bianche dei talenti di ACI Team Italia. Sono in 7, informazione completa sulle Ford Fiesta R2B di Motorsport Italia, tutte gommate Pirelli, in piena corsa per il CIR Junior. In testa Marco Pollara, vincitore nell'apertura a Sanremo con David Castiglioni, secondo Giorgio Bernardi con Giulia Zanchetta, terzi assoluti Mattia Vita insieme a Massimiliano Bosi. Prova a farsi avanti Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti, mentre hanno voglia di riscatto Giuseppe Testa insieme a Massimo Bizzocchi e Luca Bottarelli, affiancato da Fabio Grimaldi. Sarà invece la seconda esperienza sul fondo sterrato per Pasquale Pucella, alle note Davide Geremia. Dopo un venerdì passato a scaldare le vetture tra shakedown e partenza dal centro di Cingoli, i protagonisti delle strade bianche si ritrovano all'alba del sabato per lanciarsi verso le 11 prove speciali in programma. Una giornata da affrontare tutta d'un fiato tenendo conto dell'incognita meteo. Il primo loop mette sul piatto 4 crono consecutivi durante i quali iniziano ad emergere i valori in gioco. Oltre alle conferme dei due outsider Griazin e Crugnola, c'è un nome che spicca su tutti, forse un po' a sorpresa. È quello del francese Stéphane Consany, subito in ritmo sulla Skoda Fabia R5 ed in confidenza sugli sterrati marchigiani. Il talento della Provenza fa il suo primo scratch del rally e non molla il comando fino al rientro nell'assistenza di metà giornata. Alle sue spalle appunto il russo e il varesino, gli unici a non patire la scelta di gomme. La pioggia della prima mattinata faceva pensare ad un fondo bagnato, invece no. Dalla Colognola alla Due Laghi la terra rimane asciutta ed in molti ci rimettono secondi importanti. Per primo Marchioro, che paga l'assetto sbagliato, ma soprattutto i due big, Scandola ed Andreucci, con il veronese che non sente ancora la sua nuova I20. Subito out invece Costenaro, che si capotta al secondo crono. Ci lascia una ruota invece dal Mazzini, che perde definitivamente contatto con i primi, sulla PS4, fatale anche al giovane junior Giorgio Bernardi, che si capotta l'ennesima apparizione sfortunata nell'Adriatico. Sono in tanti ad avere difficoltà, tranne con Sani che prosegue la sua prestazione impeccabile, rimanendo al comando anche nel secondo loop di prove speciali del pomeriggio. Nel suo specchietto si fa avanti Nicolai Griazin, l'unico insieme a Crugnola che sembra avere il piede per provare l'attacco al primo posto. Un chilometro dopo l'altro però, con Sani va avanti e gli altri si fermano. Prima il talento russo, autore di un crash sulla prova speciale numero 6 che mette fuori gioco la sua Fabia R5. Poi Crugnola che prima si gira, poi stallona sulla lunga dei laghi e sfila in fondo alla classifica. Ne approfittano per farsi avanti Marchioro De Andreucci, mentre dietro continua la prestazione opaca di Daniele Ceccoli e soprattutto di Umberto Scandola. I due finiscono così per gestire e portare a casa il piazzamento a punti. Più soddisfatti i polverosi sulle R5 coreane, come Luca Olbling e Gigi Ricci, che prendono la mano con la nuova vettura e si piazzano rispettivamente sesto e settimo davanti alla Fiesta di Andrea Dalmazzini, che limita i danni e riprende confidenza con la polvere. Non bisogna allontanarsi troppo dalla top 10 per apprezzare la prova dei talenti di ACI Team Italia. I giovani del CIR Junior infatti si mettono in mostra anche nell'assoluta. Ad una prova dal termine, il rally sembra ormai indirizzato nelle mani di Luca Bottarelli,
Il bresciano però accusa la pressione e sui 10 km della Castel Sant'Angelo è protagonista di un fuoriprogramma sulla Fiesta R2 che lo costringe al ritiro in dirittura di arrivo. Ne approfitta Marco Pollara che fa il bis dopo la vittoria sull'asfalto del Sanremo e si candida definitivamente come leader del CIR Junior. È stata una gara molto tirata, anzi tiratissima. Mi dispiace per Luca Bottarelli che ce la stavamo giocando fino all'ultima prova, però purtroppo le gare sono queste. Non conta utilizzare solo il piede, ma certe volte bisogna utilizzare anche il cervello, cosa che io ho fatto dopo che ho saputo della sua brutta uscita. Purtroppo avevo un gap di 20 secondi sull'ultima prova, quindi ho amministrato un po' e alla fine ce l'abbiamo fatta, è andata molto bene, dai, molto soddisfatti. Battaglia intensa anche per quanto riguarda il trofeo gruppo N4. Tra i piloti supportati da Yokohama vince il giovane Mattia Codato, il più costante tra le vetture a trazione integrale, che conquista insieme a Christian Dinale il primo successo sulla Mitsubishi Lancer Evo 10. L'ultimo duello rimane quello per il podio. Se Consani finisce come aveva iniziato e mantiene il vantaggio sugli inseguitori, alle sue spalle Marchiolo ed Andreucci si sfidano per il secondo posto. Sulle tre prove conclusive è il giovane padovano a spazzare ogni dubbio con tre scratch consecutivi. Il modo migliore per riscattare una partenza complicata per Marchiolo, che mette l'ipoteca sul secondo posto, lasciando a Paolo Andreucci l'ultimo gradino del podio. Un risultato comunque soddisfacente anche per il Garfagnino, che può sorridere al suo nuovo debutto nel CIRT. Sì, sì, un terzo posto che insomma, ci soddisfa. Abbiamo fatto una buona gara, potevamo fare un po' meglio in certe situazioni, però comunque sia siamo contenti. Sono stati dei tempi molto, molto buoni che hanno fatto gli altri anche in confronto agli altri anni, per cui c'è da tenere anche in considerazione questo. Sul secondo e terzo giro di prove credo che abbiamo potuto dire la nostra, per cui siamo contenti perché abbiamo dimostrato di esserci, di avere un passo veloce assieme agli altri e portiamo a casa questo importantissimo secondo posto di campionato e quindi dai, va bene, pensiamo alla prossima e vediamo il bicchiere mezzo pieno. Ma la nota più alta la suona Stéphane Consani. Il suo debutto nel CIRT è un acuto memorabile. Un rally senza sbavature, effettivamente dominato dal primo all'ultimo crono, che consegna al francese, in coppia con Thibault Delaye sulla Skoda Fabia R5, una prima vittoria italiana da applausi. Un successo che, e per come è arrivato, lo candida necessariamente per la corsa al Tricolore Terra 2019. Le sensazioni sono state veramente positive. La prima volta sulla Skoda, nuovo navigatore, nuovo rally per me, e al debutto nel campionato italiano è arrivata alla prima vittoria. Per me è fantastico, dato che ho fatto il pieno di punti già in questo weekend. È stata un'esperienza positiva, su una vettura che permette di adattarsi facilmente e di rendere anche nella battaglia con i leader della categoria R5, come Griazin, Crugnola, Scandola, tutti questi piloti che sono sempre tanto veloci. Abbiamo dovuto alzare il nostro ritmo già al debutto per poter vincere questo rally, quindi sono davvero contento per questa prima vittoria e questa prima gara. È super bien per una prima vittoria, per una prima corsa.